nel canale di Una Casa Normale. Oggi avevo pensato di fare qualcosa tipo cuciniamo insieme, diciamo così, nel senso che la mia non sarà una videoricetta perché non sono una brava cuoca. Quindi più che altro il mio oggi vuole essere semplicemente un modo per stare anche oggi in vostra compagnia e per farvi un po' di compagnia e perché no, perché darvi anche spunto di questa ricettina. Questa ricettina che in realtà non è la mia, ma è una ricetta che avevo mangiato quando siamo andate a trovare Sara nell'agriturismo Pietraposa, Podere Pietraposa, e a me Emile era piaciuta tantissimo e quindi provo a rifarla. Quindi se avete voglia, se avete piacere, cuciniamo insieme. Dopo essermi fatta mandare da Sara la ricetta, eccola qua. Proviamo e vediamo cosa esce fuori. Allora, sicuramente per prima cosa, cosa sto inquadrando? Ah, tra l'altro, cosa si fa? Pasta con gli asparagi. Così. Allora, sicuramente per prima cosa, adesso vado a lavare gli asparagi. Ok, gli asparagi li abbiamo lavati. Prepariamo la cucina. Mi chiedete sempre dove trovo i coprifornelli. Non sono coprifornelli, sono semplicemente tappeti che io metto lì per coprire la cucina perché a me non piace, insomma, la cucina così. Ma tornando a noi. Allora, in una padella con olio, scalogno o cipolla. Rosola, poi aggiungi gli asparagi a rondelle lasciando da parte le punte. Ok, iniziamo. Cipolla rosola, direi che possiamo andare a buttare i gambini, però con una mano non ci riesco, se lascio la telecamera magari. Ok, fai cuocere con un po' di sale e pepe. Pepe bianco o nero, Sara? Mettiamo io pepe nero, va. E sale. E chiudiamo. Poi fai cuocere finché non si ammorbidiscono gli asparagi. Le punte invece le fai bollire in acqua per pochi minuti, e le aggiungi alla fine. Quindi direi che allora, a questo punto prendiamo un altro pentolino. Non pensavo ci andassero tutte queste pentole, eh? Gli mettiamo un po' di acqua. Tutte le domeniche Mile lavora, io sono a casa, ma non sono a casa perché è domenica, sono a casa perché sono proprio a casa. Adesso non mi ricordo, forse ve l'avevo detto in un blog precedente che sì, sicuramente ve l'avevo detto in un blog precedente che appunto non stavo più lavorando. Thank you.
vedete assolutissimamente niente, quindi io faccio una cosa tipo così. E fatto ciò, quasi quasi terrei questa qua. E voilà, faccio andare un pochino. Poi la cremina che c'era nella ricetta che noi abbiamo mangiato era dovuta dal fatto della dell'acqua della pasta, essendo pasta fresca. Io non ho pasta fresca, metto un pochettino di panna, ma proprio poca, perché Sara mi ha consigliato, laddove avesse avuto quella di soia o non mi ricordo più, quella di soia mi sembra abbia detto, sì, andava bene giusto per fare un po' di cremina, ma questa qua di mettere la, insomma, la panna normale, di andarne a mettere poca, perché sennò andrebbe a coprire poi il gusto. Noi abbiamo praticamente già apparecchiato, adesso aspettiamo che l'acqua bolla. E poi pappa! Pasta facciamo! Io opterei per... Allora, di aperto ci sono le mezze penne rigate, che io odio, ma è la pasta preferita di mia. Ma io la odio. Quindi io opterei per... No! Io opterei per i fusi, che invece a me piacciono un sacco, i fusilli. Non so perché, ma sento che ci va ancora pepe. Quindi aspettiamo che l'acqua bolla, poi prendo un po' di acqua di cottura, la metto qua, mantico tutto e il gioco è fatto. Io direi che ci siamo. È giunta l'ora, aia brucia. È giunta l'ora X. La cremina c'è, vediamo. La pasta anche, adesso vediamo cosa esce fuori. Allora, buona e buona, eh? È venuta solo un po' asciutta, nel senso che molto probabilmente ci andava più acqua,
di cottura della pasta. E poi mi sono dimenticata di aggiungere la curcuma, che Mila invece l'ha messa direttamente sul piatto. Però devo dire che era buona. Fa un po' il gusto degli asparagi. Però no, è venuta bene, è venuta bene. Bene, detto ciò, noi vi salutiamo, continuiamo a mangiare perché poi qualcuno deve tornare a lavorare. E speriamo di avervi fatto un pochettino di compagnia. Chissà cosa avrai fatto, hai detto? Niente, ho voluto fargli vedere come cucinavo la pasta con il messaggio di Sara, perché l'ho chiamata stamattina, mi ha mandato il messaggio con tutti i passaggi. E allora gli ho detto, cuciniamo insieme, visto che mi chiedono i video di ricette, ma io non sono una cuoca. E insomma, brava. Sì, sono brava, però le cose non mi escono mai sempre con lo stesso gusto, ogni volta hanno un gusto diverso, quindi va bene, detto ciò, ne mangiamo se non la pasta si raffredda. Un bacio grande a tutte e al prossimo video. Ciao. Ciao.